Ciao amici e benvenuti di nuovo a un'altra puntata di Run TV qui dal campo di atletica della Gazzara e vi do il mio benvenuto insieme allo staff di Run TV. Un ricco contenitore anche questa puntata e iniziamo subito dalla 5:30, la corsa super mattutina che si è tenuta a Venezia, alla quale ho partecipato anch'io insieme a altri temerari che non avevano paura di alzarsi presto la mattina. Godiamoci insieme questo servizio. Sono le 4:50 del mattino. Un'atmosfera suggestiva, con una temperatura non particolarmente rigida, ci sono infatti circa 5 gradi, stanno affluendo le persone che si sono iscritte a questa 5:30 di carnevale, organizzata in collaborazione con la SD Vaniglia di Modena, ideatori proprio delle 5:30 e Venice Marathon. Oltre 1.000 i partecipanti al via di questa prima edizione di carnevale. Sentiamo ora le parole di Sabrina, uno dei promotori di questa iniziativa. Ecco, siamo qua finalmente, è arrivato il momento della 5:30 edizione di Carnevale di Venezia e siamo molto soddisfatti, i nostri partecipanti felici, contenti, tutti in maschera e quindi è un'occasione speciale per ritrovarsi insieme agli amici della Venice Marathon e che dire, siamo contenti. Buongiorno a tutti amici, siamo qui alla corsa a Venezia alle 5:30 e una mattinata abbastanza mite come tempo, è presto, io sono un po' senza voce ma vediamo di riuscire a fare questa bella corsa e soprattutto di ritrovarci al ristoro finale con Fratelli e Galani. Buona corsa a tutti! Venezia sta ancora dormendo, i podisti mattinieri provenienti da tutte le parti d'Italia e qualcuno anche dall'estero si stanno preparando per la partenza. Di questi 5 chilometri che li porterà attraverso i ponti dell'Accademia, Piazza San Marco, Rialto, Campo San Polo, Campo Santa Margherita, in uno scenario unico e irripetibile. Alla fine troveranno un ricco ristoro a base di fritture, galante e vin brûlé. Dopo la 5:30, la mattutina 5:30, dopo la corsa ho preso il vaporetto e sono andata verso l'isola di Murano, dove ho intervistato per voi Mauro Bonora. Non sono personaggi importanti o famosi come quelli che vi abbiamo proposto, ma importanti lo stesso perché sacrificano le loro giornate e la loro vita anche per la corsa. Mauro ha fatto 3 maratone l'anno scorso e si alza prestissimo alla mattina e alle 5:30 va al lavoro in una fornace sempre dell'isola di Murano. Ed ora seguitemi in questa intervista. Thank you.
Bene, e per la Venezia Runners Atletica di Murano abbiamo anche Bonora Mauro, che si allena in orari, diciamo, non proprio canonici, prima di andare al lavoro, verso le 3 del mattino. Allora sentiamo da Mauro che cosa significa allenarsi in questo modo. Mauro, che cosa significa? È dura perché lasciarsi tutte le mattine alle 3 per allenarsi, dopo io lavoro in fabbrica, sono vetraio, è dura. Faccio impegnativa. La mattina, dopo un'altra ora e mezza la faccio alla sera, finito il lavoro, è un bel allenamento. È un bel allenamento, però i risultati ci sono? Ho fatto 3 maratoni in 43 giorni, ho fatto Chicago 2.46, Venezia 2.48 e Firenze 2.47. Le altre mezze le ho fatte quante sotto l'ora e 20. Che cosa possiamo dire di Mauro se non complimenti anche per tutto il sacrificio che richiede anche questo tipo di sforzo? Mauro, che tipo di alimentazione bisogna fare? Io non ho un'alimentazione, io mangio di tutto, non ho nessun problema. Sono capace di mangiare prima, bere la sera prima e poi fare la gara senza problemi. Il nostro lavoro è duro, bisogna che mangiamo tante calorie, devo mangiare di tutto, se no non ce la fa. Spreco già lavoro 3.000 calorie al lavoro, più un altro 4.000 sui allenamenti, devo mangiare un po' di tutto. A ridosso delle gare segui qualcosa di particolare? Ma magari l'ultima settimana sto più attento a quello che faccio, ma è difficile, resto sempre normale. Senti Mauro, e come superi i momenti di crisi che vengono in queste manifestazioni così pesanti e faticose? Ormai dopo tanti anni di gare non ce ne sono momenti di crisi, vai avanti fino alla fine, anche come mi è successo a Venezia, ho avuto un strappo al 15° chilometro, pensavo di fermarmi, però ho stretto i denti, sono arrivato fino alla fine senza problemi. Tenace fino all'ultimo? No, arrivo sempre fino all'ultimo, piuttosto per terra, ma arrivo fino all'ultimo. Uno su 1.000 ce la fa, così ha cantato Gianni Morandi alla edizione della Half Marathon di Giulietta e Romeo che si è tenuta domenica a Verona, incitando tutti coloro che ci hanno partecipato. L'anno scorso ho avuto il piacere di partecipare anche io con un ingresso finale bellissimo nell'arena di Verona, con una rampa finale che ci ha un attimino tagliato il fiato, ma con un ingresso trionfale che ci ha dato grandissima soddisfazione. Vediamo invece le soddisfazioni degli atleti di quest'anno. Salita, in gioco c'è la vita, il passato non potrà. La Gensan Giulietta Romeo Half Marathon, la mezza nella città dell'amore, Verona, è stata una grandissima festa per oltre 8.000 appassionati. Il serpentone multicolore ha invaso le vie della città con runner provenienti un po' da tutta Italia e anche da molte nazioni estere, a richiamare tanta gente il fascino di Verona, la voglia di attraversare l'arena, la magia che il nome della corsa riporta agli innamorati e la bravura degli organizzatori. Presenti anche alcuni VIP, come Gianni Morandi, che ha cantato Uno su 1.000 ce la fa ed ha chiuso la sua gara in 1 ora e 57 minuti, accompagnato da alcuni amici e dall'allenatrice, l'ex maratoneta azzurra Laura Fogli. La gara è stata vinta dal keniano Eliati Rop Serem in 1:01:08, che ha fatto il vuoto. Al secondo posto il suo connazionale, Robert Ndiwa, distaccato di un minuto esatto. E al terzo posto un altro keniano, Bernard Bett. Primo degli italiani, Gabriele Carletti in 1:04:49. In campo femminile, vittoria dell'italiana Sara Dossena in 1:13:25. Al terzo posto la vicentina Deborah Toniolo del gruppo Forestali. Alla fine, per tutti i runner, medaglia e ristoro con la birra artigianale Giulietta e Romeo. Run TV non si ferma a Verona e di corsa siamo andati a vedere che cosa è successo a Trevignano, sempre domenica scorsa. Un buon allenamento per chi si prepara e chi partecipa alla maratona di Treviso. Edizione per la marcia dell'arcobaleno, la non competitiva che si è tenuta a Trevignano, a pochi chilometri da Venezia. Più di 1.200 gli iscritti suddivisi nei 4 tracciati, 7, 14, 21 e 30, percorsi su strada e su sterrato.
Per tutti, partenza e arrivo nel piazzale del Palazzetto dello Sport. La Marcia dell'Arcobaleno è una manifestazione ludico-motoria organizzata dalla Polisportiva Arcobaleno. Beh, diciamo che la marcia è un prosieguo della corsa dell'Arlecchino che è cominciata nel 76. Dopo si è interrotta 2 anni e naturalmente il nostro gruppo che era Arlecchino si è conglobato con l'Arcobaleno. Pertanto è da 17 anni che andiamo avanti, di anno in anno siamo sempre aumentati anche come numero. I percorsi cerchiamo di tenere, diciamo, il percorso che possa dare la visibilità del nostro territorio, cercando di trovare gli spazi e ripercorrere gli spazi di una volta, e passando per il parco dei laghetti di Martellago, attraversando la campagna. E noi cerchiamo appunto di valorizzare il nostro territorio percorrendo gli argini dei fiumi, stradine, viottoli, terra battuta, cercando di fare il meno possibile asfalto. Bello il percorso, come detto, una bella occasione per vivere il territorio. In uno dei passaggi intermedi ecco passare uno degli amici di Ran TV, Giovanni Schiavo, presidente dell'Amatori Atletica Crignago. Ma ecco passare anche la nostra Michela Zanardo, scortata dalle sue amiche di viaggio. Eccoci! Ciao a tutti! Siamo così alla zona del traguardo e tra i tanti arrivi della 7 e 14 ecco i primi della 21. Per loro un bel allenamento per la prossima Treviso Marathon. Com'è stata questa marcia dell'Arcobaleno? Abbastanza bello il percorso, segnalato benissimo e comunque divertente, molto divertente. Complimenti agli organizzatori. E correre su strada sterrato com'è? Cioè, è un po' più dura che nell'asfalto, però non ha piovuto, quindi era abbastanza buono il terreno. Tu cosa hai fatto? I 21, per allenamento per Treviso. Tu invece? Anch'io uguale a lui, ho fatto la mezza oggi. Bene, dai, diciamo, un'ora 25, tranquilla, buono così, va bene. Ed ecco che scorgiamo, inconfondibile, la barba di Giovanni Schiavo, che arriva al traguardo lanciando una sorpresa. E avanti voi incontriamo anche Giovanni Schiavo, come sta l'uomo della barba? Com'è stata questa corsa? Bella, una bella corsa, hanno cambiato il percorso, è sempre interessante venire a Trivignano. Ed è bello perché ci si trova insieme a tanti podisti, tanti percorsi e con una cifra irrisoria si fa una bellissima gara. Grazie a voi. E noi prossimamente verremo a trovare Giovanni perché lui è un uomo tuttofare del running e quindi ci parlerà dell'Amatori Atletica Crignago. E abbiamo anche una sorpresa ulteriore che presto lanceremo per Venezia. A tutti, un arrivederci, grazie. La marcia dell'Arcobaleno è una corsa che piace a tutti e a tutte le età. Com'è andata questa marcia dell'Arcobaleno? Ah, sono stata felicissima, bello. Ho visto molte famiglie, molti cani, bellissimo. Molte persone lo devono fare. Lei cosa ha fatto? Ah, io ho fatto quella piccolina da 6 km, però mi accontento. Com'è stata questa marcia dell'Arcobaleno? Bellissima, bella giornata. Il tempo ha tenuto, grazie. Com'è stata questa marcia dell'Arcobaleno? Impegnativa, comunque gestita molto bene anche come percorsi. Era impossibile sbagliarci. Tu cosa hai fatto? Ho fatto i 14 km. Sì, è stata una cosa sicuramente buona soddisfazione perché è la prima volta che faccio i 14. Complimenti per l'organizzazione. E alla fine un terzo tempo con pasta e fagioli, buonissima spremuta d'arancio, tanta gioia e felicità. E un bacio per tutti voi. E a proposito della maratona di Treviso, andiamo a vedere quali sono le notizie e le cose che ci sono state raccontate nella conferenza stampa alla quale Ran TV era come sempre presente. Parliamo di questa edizione 2015. Presentiamola a chi ci sta guardando. Intanto ho guardato questa mattina proprio il meteo, è previsto il sole, quindi questa è già una gran bella notizia se mantiene il meteo le sue notizie. Diciamo che è un'edizione un po' particolare quest'anno perché abbiamo puntato più sull'evento che sulla parte tecnica della maratona. L'evento perché? Perché viene allargato ad altre manifestazioni, tipo la prima Muran, che sta avendo un grosso successo, ad oggi sono già oltre 1000 iscritti.
Poi alla 3x14 abbiamo insistito per lanciare questo messaggio perché è una bella manifestazione dove si possono andare a coinvolgere i colleghi d'ufficio che magari non hanno mai fatto nulla in vita loro per fare 14 km, ce la fanno, e in effetti molte aziende, anche i nostri sponsor, hanno accolto l'idea e sono molte, molte le staffette iscritte nella 3x14. Poi la Maratona dei Cuccioli è un altro evento che abbiamo trasformato, la vecchia Tutti in Corsa, abbiamo coinvolto gli Alcuni, che sono un'azienda molto conosciuta nel Trevigiano, ma direi nel mondo, che attraverso le loro mascotte, che hanno coinvolto i bambini anche recentemente in un'altra manifestazione a Conegliano, ho visto con un grande successo, soprattutto sui bambini elementari, e ci aspettiamo una grande partecipazione. Direi che tutte queste cose messe insieme potrebbero portarci intorno alle 5.000 presenze gara quel giorno a Treviso, città soprattutto. Ricordiamo un percorso che partirà da Conegliano e arriverà in centro a Treviso. Sì, il percorso diciamo che viene confermato, anche se con una piccola modifica di un anticipo di 70-80 metri a Conegliano, quindi si va proprio davanti alla scuola enologica quasi a partire, mentre a Treviso ovviamente viene retrocesso di altri 70-80 metri, dando più spazio al post arrivo e a tutta la parte logistica che serve per una maratona con grandi numeri. Quindi il percorso l'anno scorso è stato graditissimo, direi, dei maratoneti, perché era il primo anno che si cambiava dopo 10 anni di edizioni uguali, e quindi quest'anno c'è una bella riconferma. Poi, come anticipato in passato, noi siamo quelli che dovremmo cambiare spesso il percorso perché è un impegno verso il territorio della provincia intera. Iscrizione aperta fino a quando? Fino al 24 di febbraio, quindi c'è ancora tempo. Ovviamente i maratoneti sarà un po' difficile che qualcuno si aggiunga, ma ci sono comunque dei gruppi che tanto hanno aspettato per organizzarsi, per iscriversi. Quindi sui numeri che abbiamo già in essere sicuramente ci sarà ancora un aumento fino a martedì prossimo, quando si chiuderanno definitivamente le iscrizioni. Ed ora, in camminata ma non correndo, vi presento le notizie in breve. Il campione mestrino di triathlon Massimo Cigana, più forte anche del vento. Nell'esordio della nuova stagione torna vittorioso da Israele. Nella frazione a nuoto ha accumulato 4 minuti di ritardo. Poi recuperati nella seconda, quella in bici, e nell'ultima, quella a piedi, ha distaccato i suoi avversari vincendo con 5 minuti di vantaggio. A Padova, la 4x200 della Propatria Busto Arsizio, composta dalle gemelle Alexandra, Serena e Virginia Troiani e da Camilla Colombo, ha corso in 1:41:81, abbassando di 46 centesimi la miglior prestazione italiana juniores. Ad Ancona, velocità d'oro per il Veneto. Rebecca Borga dell'Atletica Riviera del Brenta nei 200 e la 4x200 dell'Atletica Vicentina, formata da Marco Tonini, Michele Rancan, Giorgio Bassan e Marco Boschetto, hanno trionfato nelle loro specialità. Manuela Levorato dall'addio all'agonismo, la campionessa di Dolo, ancora detentrice di 13 record nazionali, è in dolce attesa di 2 gemellini. Lascia l'agonismo ma resta nel settore, con l'intento di trasmettere la sua passione ai più giovani. Mille grazie e tanti auguri a Manuela Levorato. A nome mio e a nome dello staff di RAN TV vogliamo fare gli auguri più sentiti e di cuore a Manuela Levorato, che si appresta a un'impresa non facile ma di grande soddisfazione, bellissima, quella dell'arrivo dei suoi 2 gemelli. Un augurio di cuore appunto da parte nostra, e da questa bella cosa invece passiamo anche agli appuntamenti che sono previsti sul nostro territorio, nella nostra regione, per le date a venire. Ecco alcuni dei prossimi appuntamenti. Domenica 22 febbraio. A Borso del Grappa, Treviso, camminata ai piedi del Grappa, chilometri 6, 12 e 20. A Brendola, Vicenza, marcia alla Brendolana, chilometri 7, 12 e 20. A Minerbe, Verona, marcia dei Tre Mulini, chilometri 6, 10 e 20. Monte Grappa, località Bocchette, sulle bocchette con le racchette, chilometri 7 con ciaspe. A San Donà di Piave, giro dei due ponti. Nordic Walking, chilometri 13. A Tribano, Padova, marcia della Magnolia, chilometri 7, 13, 21 e 30. A Vigo di Cadore, Belluno, altopiano di Razzo, Ciasparazzo, corsa del Dolomiti Ciaspa Tour. E a Villorba, Treviso, campionati provinciali cross lungo. A Tezze sul Brenta, camminare de notte in Brenta. Domenica 1 marzo, a Caselle di Selvazzano, Padova, marcia de Againa Padovana. A Castion di Loria, Treviso, marcia tra Campi e Roste.
Acerea, Verona, marcia tra le oasi naturali di Cerea, chilometri 7, 12 e 19. A Cesio Maggiore, Belluno, girovagando per Cesio. A Enego, Vicenza, Memorial della Grande Guerra, scialpinismo e ciaspole, chilometri 9. A Treviso, la Treviso Marathon. A Villaga, Vicenza, marcia dei Buieli, chilometri 5, 9, 14, 22 e 32. Come vi ho detto all'inizio della puntata, ci troviamo nel campo atletico della Gazzera, logisticamente centrale, una bella struttura con campi da calcio, pista per correre e una piscina. È sempre fondamentale avere cura di queste strutture per andare incontro alla cittadinanza, per incoraggiare lo sport, per aiutare gli atleti ad allenarsi. Qualche volta è triste vedere che purtroppo le amministrazioni non hanno i mezzi o la volontà, ma spero soltanto i mezzi, per poter mantenere efficienti queste strutture. Purtroppo alcune cose non vanno, come potete vedere, la pista non è tenuta in perfetto stato e ci auspichiamo anche attraverso la nostra rubrica e la nostra trasmissione di poter incoraggiare le amministrazioni a avere un occhio di riguardo anche per queste strutture così fondamentali, non solo per noi runner ma anche per tanti altri atleti grandi e piccini. E su questa piccola ma importante parentesi sul campo sportivo io vi saluto come sempre, vi ringrazio anche da parte degli altri colleghi di essere stati con noi e di averci seguito, siete sempre più numerosi e questo ci fa molto piacere. Vi ricordo che se volete inviare come sempre le vostre notizie e curiosità sulle corse o altri avvenimenti che riteniate utili o piacevoli da condividere con noi, vi prego di mandarli sempre all'indirizzo in sovraimpressione. Dal campo sportivo della Gazzera io vi saluto, vi mando il mio augurio di buona giornata. Ci rivediamo presto alla prossima puntata. Grazie e un bacio a tutti.